Bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il filo diretto. Spero abbiate passato un buon weekend, un buon San Valentino, che siate tutti insomma di buon umore, che iniziate questa settimana meglio. Oggi è il 15 di febbraio, saremo insieme fino alle ore 12:30. Io mi chiamo De De Vinci e sapete che potete mettervi in comunicazione diretta con noi chiamando al telefono 0131 23 10 92. Come sempre, gli argomenti di cui dibattere sono tantissimi, iniziando dalle cose positive. Ovviamente, come vi dicevo, c'è stato questo San Valentino che sembra sia stato un momento, diciamo, di grande attenzione, come sempre, per gli innamorati che hanno riempito ristoranti e locali. Non c'è stato il carnevale, è stato rinviato per motivi, diciamo, di previsione del tempo, se non sbaglio, che insomma non erano tranquillizzanti, davano pioggia e quindi il carnevale è stato rinviato. C'è una notizia triste che oggi campeggia su tutti i giornali e che sicuramente ci lascia tutti un po' col fiato sospeso ancora una volta, perché un altro parto, diciamo, come molti altri in questo periodo nel nostro paese, un po' ovunque, un altro parto non è andato bene, o perlomeno la bimba è nata, ma la mamma purtroppo è venuta a mancare. La mamma è di Alessandria, Spinetta Marengo per la precisione, ha 37 anni. Naturalmente questa è una notizia che intristisce veramente tanto, che nel 2016 sia ancora rischioso partorire. Naturalmente c'è tutta l'indagine in corso, si saprà più avanti in effetti come è andata la vicenda, quali sono state le complicazioni e se c'è una colpa o se invece è una cosa, un incidente assolutamente imprevedibile. Speriamo sia così. Io vi ripeto il numero di telefono, non so se le linee sono libere, perché non ho capito, ragazzi. Ah, ok, allora, lì sono a posto, per cui se volete partecipare ricordatevi il numero 0131 23 10 92. Poi ci sono altre notizie importanti, per esempio una che mi fa piacere, che c'è un altro Alessandrino che sta facendo strada, che sta riconquistando posizioni. Parlo di Riccardo Molinari, che abbiamo avuto moltissime volte ospite in trasmissione, e che è stato eletto, se non sbaglio, al Consiglio, diciamo, è stato eletto come segretario regionale della Lega Nord. Sostituirà praticamente Cota nella vicenda. Ancora altre notizie importanti che ci sono riguardano, per fortuna, quelle delle polverifini, ovvero questo tempo che un po' è peggiorato, ha fatto migliorare l'aria, per cui il grande problema che avevamo oltre una settimana fa delle polveri fini, a questo punto sembra per il momento parcheggiato. Sento il telefono che squilla, ma probabilmente deve esserci qualche problema. Altre cose che possiamo dire, che l'Alessandria Calcio ha vinto, e questo ci riempie di gioia, anche perché è stata una vittoria molto importante per 3-0, se non sbaglio. Adesso sentiamo la prima telefonata. Pronto? Buongiorno, chiamo da Buongiorno. Alessandria e intanto faccio gli auguri a Katie Porcello che oggi compie gli anni. Ah, è vero, compie gli anni Ketty, ecco, diciamolo. Anche se non c'è, ma comunque. È di là, la vedrete nel telegiornale. Ok, io chiamo per questo. Lei molte volte parla della città che a una certa ora è deserta, Sì. i bar chiudono, non bar, molti ristoranti chiudono. Ma Sì. tutti i giorni ci sono notizie di cronaca poco confortanti che la gente se ne sta chiusa in casa. Allora, il giorno di San Valentino alla sera in Via Blana è una via abbastanza centrale, no? Sì. Uscendo da una pizzeria, la notizia è vera perché l'ho presa in un giornale online, il sindaco di Ocignano, che è una donna, una bella signora, è stata, mentre stava andando in macchina, è stata aggredita. È stazionata, buttata a terra e derubata, eccetera. Gli è andata bene che cadendo non si è rotta qualche vertebra, non ha picchiato la testa e quindi
quindi un'infermiera esce da lavorare e va nel parcheggio, ritira la macchina, viene aggredita ed è rubata. E non sono notizie sporadiche, ma sono abbastanza frequenti. Con che spirito le persone escono, soprattutto le donne che lavorano magari negli ospedali, nei centri commerciali, in certi luoghi, escono dal lavoro perché non sempre un marito, un papà o qualcuno le può andare a prendere per garantire una sicurezza. Possono, con che animo, una donna, ma anche un uomo, di sera dopo le 8, specialmente in queste giornate buie, si aggirano per la città per vari motivi. Io chiedo questo, ma il prefetto, il sindaco, quando leggono queste notizie, non mettono insieme un po' da poter dire facciamo qualcosa? E se le leggi sono permissive, strane, abbiamo detto, intervengono un sindaco e un prefetto, possono intervenire attraverso i parlamentari che a Roma facciano in modo che si cambiano certe leggi. O sbaglio, insomma, anche una coppia o dei ragazzi che vanno a mangiarsi una pizza, vanno in un bar, ma anche gli esercenti, qual è quel bar che alla sera non ha più nessuno dentro? Con che animo? Ha sempre il timore che entri qualcuno, che gli sfasci tutto, che gli sfasci la testa, che derubi quant'altro. Mi scuso per la lungaggine, però è un argomento che mi sta a cuore a questo punto. Buongiorno. Grazie, grazie per la telefonata, per la segnalazione, per averci dato questa notizia. Voi sapete che le notizie, come ho già avuto più volte modo di sottolineare, molte volte le abbiamo noi, con anche molte volte i tempi che ci vanno per avere le notizie, soprattutto se arrivano attraverso comunicati stampa delle forze dell'ordine. Normalmente le comunicazioni sono sempre cose positive, cioè se beccano il ladro, allora noi abbiamo la notizia. Se il ladro non viene beccato, difficilmente ci viene data la notizia, ma è nostro compito andarla a pescare. Io ho sempre detto, voi siete i nostri inviati, i nostri reporter in zona, e quindi quando sapete di queste cose ovviamente rendete un servizio anche a tutta la città che sa un fatto che è avvenuto. Quello che ci ha raccontato la signora si aggiunge a quello che abbiamo sentito in chiusura di settimana sul parcheggio Berlinguer, eccetera eccetera. Ne parleremo ancora, passiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io avrei bisogno di esporre un grosso problema che più da 42 anni è sulla strada Vigevanese per Valenza Alessandria, all'incrocio di strada Cerca. Sì. In quanto c'è un incrocio fatto malissimo con dei guardarei alti che non si può vedere né a destra né a sinistra quando arrivano gli automezzi, le macchine, che vanno ad una velocità pazzesca. E ancora la settimana scorsa hanno investito un signore, sì, e l'hanno ucciso. Sì. E mai nessuno si è interessato, si è proposto, abbiamo già fatto un sacco di richieste, tutto, che venga fatta una rotonda, ci è stato negato. Io qualche anno fa avevo già telefonato quando avevano fatto la rotonda lì da De Martini, che hanno fatto una mega rotonda, di aver fatto anche una rotonda sulla strada della Cerca, mi è stato detto che non era possibile per rallentare il traffico, che vengono giù come pazzamente da Valenza, anche nella curva della Fornace, che è lì che non si vede, arrivano in un attimo il centro della strada, uno non fa tempo a attraversare che lo prendono. Anche quei mezzi agricoli che sono più lenti, è un paese che c'è l'agricoltura, che si lavora e tutto, bisogna stare delle mezz'ore ferme lì, aspettare che questi veicoli passino senza un po' di buon senso, un po' di dignità di quelli che devono attraversare. Hanno messo i limiti di velocità, non vengono rispettati nel modo più assoluto. Poi i guardiarei che ci sono impediscono la visibilità. Qualche anno fa hanno messo i cartelli, li hanno messi all'altezza delle macchine, che non bisognava andare oltre la riga per poter vedere se arrivava qualcuno. Adesso finalmente li hanno messi un pochino più indietro.
Io non so a chi rivolgermi, alle autorità, al capo della provincia, al comune, qualcuno che pensi per questo incrocio. Perché 42 anni fa lì è morta mia nonna, che l'hanno ammazzata a piedi, attraversava la strada e l'hanno presa e siamo ancora piazzati come 42 anni fa. È possibile su una strada di commercio così? No, non dovrebbe essere possibile, non dovrebbe più succedere, ovviamente. Lei comunque si aggiunge con questa telefonata ad altre telefonate che abbiamo ricevuto la settimana scorsa, sì, proprio su quell'incrocio lì. Sì. Quindi evidentemente quello che lei ci ha portato oggi, sì, a conoscenza è condiviso da molti altri. Sì. Addirittura abbiamo avuto delle telefonate ancora più arrabbiate, voglio, sì, dire, anche nel tono. Chiesto... Sì, cerco di mantenermi perché io sono esatto, nata su quell'incrocio, un pochino, sì, più là. Ho vissuto una vita lì e lo conosco perfettamente. Certo. Le persone come vanno? L'altro giorno andavo anch'io in città, nei limiti della velocità, mi ha sorpassato una macchina proprio al centro dell'incrocio, non so quanto andava, 120-130, che poi più avanti lì da Misano, dove c'è una curva che non si vede, se arriva qualche altro pazzo da Alessandria, uno deve crepare per forza. Perché lo coinvolgono nell'incidente. Certo. E le nostre autorità che passano di lì, le abbiamo già fatto presente, non arrivano a capire questo problema. Sì, probabilmente le solite posizioni dove si mettono d'abitudine le pattuglie potrebbero anche cambiare per un po' di tempo e venire in quel punto a controllare la velocità. Nuovamente le pattuglie ci sono all'uscita di Valenza, subito, sì, lì, sì, o ci sono subito uscendo da Alessandria, sì, ma non ci sono in questo incrocio, almeno, sì, almeno qualche rara volta ci sono, ma stanno lì mezz'ora, un'ora, fanno un po' di multe e poi sfia la pattuglia lì in vista che si vede tutto, non passano più, non vengono più, non hanno messo né un dissuasore di velocità, né forse un dissuasore di velocità potrebbe cominciare a risolvere il problema. No, sì, non, sì, può risolvere, l'unica è una rotonda lì, perché anche, sì, chi ha da attraversare, da andare nei campi a lavorare, si deve fare il segno della croce, perché se ci arriva una macchina all'improvviso, con la macchina contro il mezzo agricolo si sfascia, però poi quello là del mezzo agricolo va a finire nelle grane che non finisce più, perché... Certo. E dopo uno che attende, a un certo punto crede di farcela perché non c'è più nessuno, invece arrivano come delle bombe, e insomma a un certo punto una rotonda lì ci voleva, è una vita che succedono delle disgrazie lì. Grazie per la telefonata, signora. La ringrazio, lei che è stato molto gentile, grazie, ad ascoltarmi, grazie. Ma, no. Buongiorno. E queste, come dicevamo prima, sono delle cose molto utili e interessanti perché sono... rappresentano l'umore della gente, le realtà locali, le realtà di alcune zone che magari chi non vive direttamente non riesce a valutare per la gravità dei problemi che hanno. Io mi ricordo che una volta c'era stata una campagna elettorale, c'erano dei candidati che si erano presentati alle elezioni e una delle interviste che avevamo fatto era proprio lì, perché già i vicini che hanno la porta di casa che esce subito su questa strada provinciale, si vedevano passare le macchine, sfrecciare le macchine, allora avevano già chiesto molti anni fa, e parlo di almeno 10 anni fa, avevano chiesto se era possibile limitare la velocità. Poi sono subentrate nuove rivoluzioni culturali, come le rotonde. Ne abbiamo già parlato più volte, le rotonde sono state una grande soluzione, anche se devono essere trattate in un certo modo, non devono averci dei giardini fioriti in mezzo, secondo me, perché impediscono la visuale, o la struttura comunque per accedere alla rotonda deve essere fatta in una maniera che sia non troppo pericolosa e che sia visibile, che garantisca la visibilità. Ritorniamo a parlare anche di questa cosa, sentiamo intanto un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno signor Minti. Buongiorno. Senta, riguardo telefono da Casabagliano, comunque, sì, senta, riguardo a una notizia che ho letto ieri sera, che ho visto sulla, sì, televisione, riguardo il fatto che sembra che vogliono togliere la reversibilità delle pensioni e darla ai più poveri, diciamo i più poveri.
Ma io sono del parere di una cosa, visto che siamo a questo punto qui, perché non si tolgono loro la reversibilità che hanno dei soldi che hanno e non danno i suoi soldi ai più poveri? Perché se tolgono la reversibilità a certe persone, quando gente che prende la reversibilità prende 600 euro al mese e deve ancora pagarsi luce, acqua, carta, affitto, tutto il resto, cosa fanno? Gli fa morire di fame. E poi il signor Presidente del Consiglio che abbiamo in Italia, visto che si crede tanto furbo, dovrebbe almeno capire che certe cose non dovrebbe neanche farle, neanche metterle in giro. Perché pensare che ha comprato un aereo che costa 850 miliardi e te la fermo sulla pista e non fa niente, ci costa 25 milioni alla settimana di spese. E tutto quello che ci viene dietro, 106 milioni di euro per i partiti, sovvenzione. Tutte le adeguate adeguamenti che si fanno negli stipendi, tutti i soldi che si danno vanno a vedere chi prende 200 euro di reversibilità. Ma qui è ora che facciamo una rivoluzione davvero, qui bisogna armarci e partire, come faceva Mussolini, armate e partite, perché non si può andare avanti così. Certo. Qui ci stanno letteralmente facendo morire, qui se vogliono andiamo là, gli doniamo anche il sangue, così ci mettono anche il sangue. Certo. Fuori dello sfogo, ma... È così, buongiorno. La ringrazio per la telefonata, buongiorno, buongiorno. È sicuramente un malumore crescente che politicamente ha dato qualche risultato, il malumore degli italiani. Un giorno gli onorevoli si sono resi conto che la popolazione si allontanava sempre di più, che aveva sempre meno fiducia nella politica, che sempre meno italiani vanno a votare. Che oggi ci sono delle forze nuove che riescono ad esistere, cosa addirittura inimmaginabile prima che nascessero delle forze nuove, proprio sull'onda della voglia di cambiare che hanno gli italiani. Purtroppo, non si sa bene per quale motivo, nonostante gli slogan di rottamazione, di questo e l'altro, di contenere i costi della politica, poi alla fine... Le rivoluzioni che si fanno nell'apparato dello Stato sono così minime e ridicole che non hanno un vero e proprio effetto sul benessere della gente. In più c'è il fatto che mi sembra che i politici non vogliono rinunciare a niente. Mi sembra che la proposta nei consigli regionali di ridurre di 1.000 euro di rimborso, non dello stipendio, ma dei rimborsi, non sia ancora passato ovunque, nonostante... la richiesta partita dal governo centrale, perché ovviamente loro non votano qualcosa per ridurre il loro stipendio. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, signor buongiorno. Sono di Alessandra, anch'io sono vedova, ma non hanno vergogna sta gente a dire certe cose, perché che riprendono a noi e non vanno a prendere alle pensioni d'oro? Loro sì. Non si toccano, sì. Loro no. E loro non si toccano, no. Purtroppo in questo paese non, ci sono delle cose che veramente ogni tanto... Sbagliate veramente, ma diamo i numeri. Sfuggono alla nostra capacità di comprensione, noi non lo comprendiamo. Poi però la rabbia nella gente monta, no, ma cresce. Ma qui succede qualcosa, perché adesso siamo stupidi. È andato a posto quel furbo, il più furbo, e guardi, è meglio che io non parli, perché altrimenti sono guai. E cosa è stato capace a fare? Non mi sembra abbia fatto una grande rivoluzione. Appunto, la ringrazio. Ancora stamattina, mi scusi, ho sentito, prego. Vanno in casa, rubano, ammazzano. Ma tu, ma insomma, certo. No, ma qui andiamo male, guardi, andiamo veramente sì. Male. Stiamo andando molto peggio. Grazie, grazie, grazie per la telefonata. Grazie a lei. Ho sentito, cioè ho letto in questi giorni un bellissimo redazionale su un giornale che diceva che insomma questo doppio Parlamento che avevamo noi, Senato e Parlamento normale, Camera dei Deputati, era un doppione, non serviva a niente, bisognava eliminare il Senato, ma il Senato in realtà rimane. Addirittura questo giornalista diceva, tra l'altro saranno persone che noi non eleggeremo per mandarle al Senato, ma saranno parcheggiati, saranno utilizzati come parcheggio per quei politici
che fanno parte delle regioni, delle province o dei sindaci che, entrando comunque in questo apparato, godranno dell'immunità parlamentare. Per cui sarà un escamotage, anche una via di fuga, per togliere dalle grane qualcuno che, sappiamo, nel momento in cui entra a quel livello della politica, quindi Camera o Senato, non può più essere perseguito dalle leggi normali. Quindi mi sembra che questa abolizione che doveva esserci del Senato in realtà non solo sarà abolita, non solo sì, ci andranno dei politici magari che non costeranno come i senatori, ma che in qualche modo ci costeranno. Prima di continuare, ancora un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, signor Vinci. Buongiorno. Sono Rosa da Tortona. Buongiorno. Adesso dopo tanto tempo la richiamo. Allora, le volevo dire, sì, quella del fatto dei soldi, delle pensioni, ormai siamo stufi di sentire sempre la solita cantilena. Tanto lo sappiamo che la politica è una banderuola. Oggi così, domani così, è proprio una tarantola, sta come gira la tarantola, è la stessa cosa. Allora adesso le volevo dire, appunto, ha comprato l'aereo che costa tanti milioni, un altro aereo più piccolo per gli impiegati, per gli dipendenti. Poi adesso hanno svenduto il nostro mare ai francesi, svenduto. Ma io dico io, cosa che fanno? Loro comprano solo le cose che servono in politica e la gente che siamo quasi 60 milioni di persone, che cosa ne vogliamo fare di noi? Di cosa fanno di noi? Certo. Noi dobbiamo sopportare. Io ho chiesto una carrozzina, non me la vogliono dare perché supero di 2 euro la pensione. Dica un po'. Sì, no, la carrozzina per un'invalida. Non so che dire, veramente. Ah, non sa che dire. No, stiamo raggiungendo il nostro mare, il nostro bene. Ci stanno mettendo tutte, stanno mettendo pure noi. Certo. No, ma questo è un paese che sicuramente non si è ancora reso conto dell'umore degli italiani che sta cambiando. Io mi ricordo che una volta ho fatto una trasmissione quando facevamo ancora Aria Pulita alle 13 e avevo 2 onorevoli ospiti, dovevamo parlare di un argomento di economia europea, eccetera, eccetera. Però proprio in quei giorni era venuto fuori su tutti i giornali un problema legato a onorevoli o consiglieri regionali che si erano appropriati di soldi, che avevano speso i soldi pubblici per motivi personali, eccetera, eccetera. Per cui era montata moltissimo la rabbia. E quando noi abbiamo fatto il programma dovevamo parlare di questa cosa, dell'economia europea, in realtà siamo stati sommersi dalle telefonate della gente che era arrabbiatissima, perché in prima pagina sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, sulla Stampa, sul Libero, su tutti i giornali, sul Fatto Quotidiano, su tutti i giornali c'era appunto questa notizia di questi che si erano appropriati i soldi pubblici e li avevano spesi per affari personali. E allora in qualche modo sono stato accusato di non aver limitato le telefonate, ma era molto difficile limitare un'ondata di telefonate che se la prendeva un po' con chi in quel momento seduto qua rappresentava la politica. Però l'umore degli italiani davanti a queste cose poi degenera e non sente più molte ragioni, e questo è quello che sta avvenendo in questi giorni. Continuando così a spendere soldi sugli aerei, a non fare provvedimenti che vengono incontro all'economia reale, quella della gente, a cercare di salvare sempre le solite banche, insomma ci sono 100 milioni di magagne che non voglio neanche aprire. Abbiamo oggi 2 o 3 giornali che in prima pagina parlano di questa cosa. Però gli italiani si stanno arrabbiando e anche i regia stanno arrabbiando, perché mi dicono che siamo arrivati al termine. Tra poco, pochissimo, ci sarà Chieti Porceddu con il telegiornale. Ne approfitto per fare gli auguri di buon compleanno a lei e vi auguro una buona giornata. Ci vediamo domani. Arrivederci.